Ade è una ragazza di 16 anni che scopre a un certo punto, tramite un tragico evento, di avere i poteri. Verrà per questo accusata di stregoneria e catapultata in un mondo magico. Verrà accolta da una comunità di donne e nel frattempo continuerà a cercare se stessa, a cercare di ritrovare un equilibrio interiore dopo questi tragici avvenimenti. Io sono Tebe, Tebe è la capa delle streghe. La capa, diciamo la capa delle streghe. Ma chi sono queste streghe? Non lo so, noi siamo noi, ci definiscono streghe, ci chiamano streghe. Sono delle donne perseguitate che hanno avuto un passato tragico e messe insieme hanno in realtà una missione molto più importante nel fantasy, nell'avventura. Però diciamo che la storia è anche, secondo me, attraverso la metafora del fantasy, quindi di una favola, è aiutare una giovane ragazza a crescere. È la testimonianza di una crescita. Anche le donne che lei, queste donne che incontrano, da un altro punto di vista potrebbero essere anche le varie donne che potrebbe diventare, oppure i vari aspetti della donna che potrebbe diventare. Speriamo, insomma, il pubblico giovane a cui soprattutto è destinata, diciamo, probabilmente la serie, arrivi anche quello, c'è cioè una storia che non si racconta tanto facilmente, però attraverso questo una ragazza può sentire quanto è difficile accettare anche proprio le proprie Proprio le differenze, insicurezze, le fragilità. Accettare anche di essere diversa dalle altre, ma non per questo meno forte o meno degna di essere apprezzata, Accettata. accettata, amata. Quindi si rivolge anche a un pubblico, penso sia qualcosa che tocca a tutti, il fatto della conoscenza di sé, conoscere chi si è, che cosa si vuole, fare delle scelte nella vita, e questo è il percorso che fa Ade all'interno della serie. Ogni volta che lasciamo libera di agire una strega, il maligno accresce il suo potere. Resta al riparo, bambina mia. Le streghe smetteranno di esistere quando voi smetterete di bruciarle. Non ti ho fatto studiare per rivoltarti contro tuo padre. È lei la nipote della strega! È lei! Non avere paura. Ti aspettavamo. Vi starete chiedendo chi siamo. Noi siamo la vostra famiglia. Perché noi siamo il più grande pericolo per loro. Abbiamo tutte una forza. Dobbiamo solo scoprirla. E non averne paura. Se ci trovano qui per noi è la fine. Il primo e il più grande dei poteri è la conoscenza di sé.